strade di Mogadiscio hanno perso il loro aspetto tranquillo. Barricate, copertoni bruciati, di nuovo gente armata un po' ovunque. A Mogadiscio Sud, nell'area che dal quarto chilometro va al quartier generale dell'ONU, ogni parvenza di ordine si è persa. All'annuncio della possibilità di una visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Boutros Ghali, l'SNA di Haiti ha organizzato una grande manifestazione alla tribuna. Sono presenti almeno un migliaio di persone. Mogadiscio non è la Somalia, ma è sicuramente il cuore del paese. Chi controlla la capitale controlla tutto il territorio nazionale. Lo sanno bene i due leader somali, lo sanno ancor meglio Nazioni Unite e America. L'operazione ONU in Somalia sembra ormai diventata una guerra privata tra il generale Aidid e Washington. La politica italiana di mediazione non ha più spazi. Ogni margine di trattativa sembra svanito. E lo sa...